Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per le imprese italiane che guardano ai mercati esteri, la Francia rappresenta storicamente uno sbocco sicuro. L'intensità degli scambi e il livello di integrazione raggiunto dalle economie dei due paesi li rende infatti partner irrinunciabili l'uno per l'altro. Ma quali sono gli elementi che sorreggono questo partenariato così importante? Anzitutto, la Francia gode di un posizionamento strategico nel cuore dell'Europa. Con 67 milioni di abitanti e un elevato potere di acquisto, rappresenta il secondo mercato di consumo del continente. Il paese attrae poi un numero crescente di talenti dall'estero, tra cui molti manager, scienziati, ricercatori italiani. E questo aspetto è ancora oggi poco conosciuto. Due i pilastri su cui si regge il nostro partenariato con Parigi. Parto da quello più noto, gli scambi commerciali. La Francia è il secondo più importante partner per l'Italia e viceversa. L'interscambio tra i due paesi ha superato nel 2020, nonostante la crisi sanitaria, 76 miliardi di euro, con quasi 45 miliardi di esportazioni italiane. Abbiamo un attivo strutturalmente favorevole per il nostro paese e che è stato di 13 miliardi e mezzo proprio lo scorso anno. Si tratta di uno dei surplus più importanti per la bilancia commerciale italiana. Il secondo pilastro riguarda la presenza industriale. Si è spesso parlato degli investimenti francesi in Italia, ma altrettanto importante sottolineare la forte progressione degli investimenti italiani nell'esagono, in particolare negli ultimi anni, a fronte di una dinamica sostanzialmente stabile francese nello stesso periodo. Il valore degli investimenti effettuati dalle nostre imprese in Francia ammonta complessivamente a circa 38 miliardi di euro nel periodo che va dal 2007 al 2020, a fronte di 48 miliardi di investimenti francesi in Italia. Secondo dati ufficiali transalpini, la Francia ha quindi rappresentato negli ultimi anni la prima destinazione europea per i progetti di investimento effettuati da imprese italiane. Non è un caso dunque se oggi circa 2.000 nostre aziende sono presenti in questo paese e altrettante operano in Italia. I dati cui ho fatto brevemente cenno indicano come Francia e Italia presentino un livello di investimenti reciproci tra i più alti in Europa e testimoniano quanto i nostri imprenditori trovino reciprocamente proficuo lavorare insieme. Le stesse associazioni di categoria dei due paesi, Confindustria e MEDEF, spingono con convinzione in tale direzione, mutualmente vantaggiosa. Insieme alle altre istituzioni del sistema paese in Francia, lavoriamo attivamente nella prospettiva di un ritorno alla normalità. Disponiamo di tutti gli strumenti per tornare alla positiva dinamica di crescita pre-crisi. Possiamo contare sulle strategie messe a punto dal governo e tra queste ricordo il recente patto per l'export che orienta e guida la nostra azione promozionale anche attraverso la capillare azione condotta dal nostro Istituto del Commercio con l'Estero. In questo ambito, la Francia, non a caso, è confermata anche nel 2021 come mercato prioritario per il Made in Italy. La nostra azione a sostegno delle imprese italiane in Francia si concentra sui settori che tradizionalmente formano la colonna portante del nostro export, quali la meccanica, l'agroalimentare, il sistema moda design, ma non si limita a questi. Abbiamo infatti voluto dare sempre più attenzione a settori innovativi e ad elevato valore aggiunto e a quei filoni di collaborazione che guardano al futuro, come le tecnologie dell'innovazione industriale, della transizione energetica ed ecologica. Ma vogliamo anche valorizzare l'eccezionale dinamismo delle nostre start-up, grazie ai brillanti innovatori e al contributo di giovani scienziati italiani. Nello scenario post-pandemico sono certa che il grande apprezzamento che il Made in Italy ha sempre riscosso in Francia sarà una delle nostre carte vincenti. Da qui il carattere prioritario dell'e-commerce e della collaborazione con i protagonisti locali della grande distribuzione organizzata, con cui stiamo concludendo numerosi accordi. I punti di forza del nostro export in Francia che ho qui appena sintetizzato, ci danno molta fiducia. Le occasioni di penetrazione economica e commerciale, come detto, non mancano davvero in questo grande mercato. Insieme alla rete consolare, all'ufficio ICE di Parigi, al sistema delle camere di commercio e all'ENIT, siamo sempre al vostro ascolto.
Trovate tutti i nostri riferimenti e coordinate sul sito internet e sui canali sociali dell'ambasciata.